Buongiorno, do un ulteriore benvenuto al primo ministro Dombrovskis, del quale sono molto grato per la presenza qui. E abbiamo avuto un incontro molto interessante, molto fattivo e molto concreto. Come sapete, l'Italia assumerà la presidenza dell'Unione Europea nel secondo semestre del 2014 e la Lettonia assumerà la presidenza dell'Unione Europea subito dopo, nel primo semestre del 2015. Quindi il lavoro che faremo insieme sarà un lavoro concreto molto importante. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to renew a very warm welcome to the Prime Minister of the Republic of Latvia, Mr. Dombrovskis. We have had a very interesting, concrete and practical meeting, and I'm extremely grateful to him for his presence here today. I'd like to add that Italy will be holding the presidency of the European Union in the second half of 2014, and Latvia will be holding the presidency immediately thereafter in the first half of 2015, which goes to say that we intend to work together on the basis of some very concrete plans. E abbiamo stabilito in autunno di avere un nuovo incontro bilaterale per fissare insieme le priorità dei due semestri, in modo tale che i due semestri possano essere considerati un tutt'uno e quindi il lavoro possa essere molto più efficace. And we have already established that a new bilateral meeting will be held in autumn in order to set the priorities for the two semesters so that they can be consistent and more effective. A questo aggiungo due altre considerazioni. La prima è che l'Italia parteciperà con il massimo impegno all'anno della cultura che sarà ospitato dalla capitale della Lettonia, cioè Riga, l'anno prossimo. E dal fatto che siamo molto contenti che la Lettonia sia stato tra i primi paesi che ha deciso di partecipare a Expo 2015 Milano. Quindi, come vedete, complessivamente saranno due anni pieni di possibilità perché i legami tra i nostri due paesi, tra Italia e Lettonia, siano legami ancora più stretti e soprattutto il fatto che poi Expo 2015 sarà ufficialmente aperta durante la presidenza europea della Lettonia e noi vogliamo che Expo 2015 sia un appuntamento europeo, giacché nell'arco dei 20 anni tra il 2005 e il 2025 sarà l'unico Expo universale che si svolgerà nell'Unione Europea. Allow me to add two additional considerations. First of all, I'm pleased to note that Italy will be participating in the Year of Culture, which will be held in the capital city of Riga next year. And secondly, we're delighted that Latvia is one of the very first countries to have confirmed its intention to participate in the 2015 Expo, which will be held in Milan, which goes to say that we have ahead of us two years full of possibilities and opportunities of creating ever stronger ties between Italy and Latvia. I would also like to add that the opening of the Milan Expo 2015 will take place during the Latvian presidency of the European Union, and I would like to point out that we intend this to be a truly European expo in scope, not least because it is going to be in the period between 2005 and 2025 the only universal expo to take place in Europe. Abbiamo discusso di molti argomenti che hanno a che fare con le vicende dell'Unione Europea, in particolare di unione bancaria e di lotta alla disoccupazione giovanile, ma abbiamo discusso anche dei prossimi passi istituzionali dell'Unione Europea. Questo in particolare sarà uno dei temi principali sui quali le nostre due presidenze lavoreranno tra il 14 e il 15. We addressed in the course of our meeting a number of topics of European Union interest. Obviously, we discussed matters such as the banking union and
youth unemployment. We also have been looking at the next steps that are required at an institutional level within the European Union and the main themes that will be the focus of our two EU presidencies in the period 2014-2015. E in conclusione voglio però ringraziare moltissimo il collega Dombrovskis per un motivo molto semplice. Siamo molto contenti del fatto che la Lettonia abbia deciso di entrare nell'Unione Europea e che sia stata accolta nell'area dell'euro, nell'Unione Economica e Monetaria, e siamo molto contenti soprattutto del fatto che oggi qui a Roma quello del Primo Ministro sia il primo viaggio, la prima capitale che visita dopo la decisione finale che è stata presa a Bruxelles l'altro giorno. Per noi è un fatto di grande onore e quindi siamo molto contenti di questo, perché l'ingresso della Lettonia nell'euro è la dimostrazione che l'euro e l'Europa sono una storia di successo e che tutto l'europessimismo e l'euroscetticismo che in questi anni, in questi mesi sta attorno all'Europa e all'euro è sbagliato, e la dimostrazione migliore è la scelta che ha fatto il Primo Ministro Dombrovskis di portare il suo Paese con una forte leadership, come lui ha dimostrato di avere, nell'euro, e questa è la dimostrazione che l'euro è un successo attrattivo ed è un successo come tutta l'Unione Europea. Finally, I would like to express my thanks and appreciation to my colleague for a very simple reason. We're obviously delighted when Latvia joined the European Union, and Monetary Union, and we're obviously delighted that there will be the joining of the Eurozone on the part of Latvia, and therefore it is also a great pleasure for us to note that Rome is the first capital city that is visited by the Prime Minister of the Republic of Latvia after the final decision taken in Brussels with regard to the adoption of the euro. In Latvia, we are absolutely honoured, and this is tangible proof of the fact that Europe and the euro and the eurozone are a success story. This proves wrong all the many eurosceptics and europessimists who have been criticising both the European Union and the euro. This is best proof of the success of this approach. The decision, in other words, that my colleague has taken to firmly lead Latvia into the eurozone is tangible proof of the fact that not only is the euro a success story, but it is also a powerful force of attraction, as is the European Union. Dear Prime Minister Letta, dear media representatives, first of all, I would like to thank you, Prime Minister, for this invitation to visit Italy to discuss our bilateral cooperation and also cooperation within EU and other international organizations. And I must say that bilateral relations between our two countries are in really good shape. We share a number of common positions on a number of occasions. And during the last couple of months, Latvia has been joining or starting the accession negotiations with OECD. And also just 2 days ago, the final decision was taken on Latvia's accession to Eurozone. And I would like to thank also Italy for its very strong support for both of those events, for both our OECD and Eurozone accession. Presidente, signore e signori, permettetemi di ringraziare innanzitutto l'Italia per il cortese invito che mi è stato rivolto. Abbiamo appunto avuto colloqui sulla cooperazione bilaterale, sulla cooperazione in ambito Unione Europea e in altre organizzazioni internazionali. Sottolineo che i nostri rapporti bilaterali sono eccellenti, condividiamo molte posizioni in comune, e voglio anche ricordare che in
mesi recenti, il mio paese ha avviato le procedure di negoziato per l'ingresso nell'OCSE. Sappiamo che appunto appena pochi giorni fa è stata data approvazione finale all'ingresso nell'Eurozona, e voglio ringraziare a tal proposito l'Italia per aver sempre fortemente sostenuto la nostra posizione su entrambi i fronti, quindi sia OCSE che Unione Europea. We were also discussing the potential for strengthening our economic cooperation. Currently, Italy is our number 13th biggest trading partner, and certainly there is a potential for increase both in bilateral trade, tourism, in transit and logistics, using the opportunities Latvia is offering for regional distribution and to distribution to Russia and CIS countries. Abbiamo anche preso in esame le possibilità di intensificare ulteriormente la cooperazione in campo economico. Attualmente l'Italia è al 13° posto per quanto riguarda l'interscambio. Riteniamo quindi che vi sia la possibilità di aumentare gli scambi bilaterali, aumentare anche i flussi dei turisti, offrire ulteriori possibilità per quanto riguarda la logistica a livello di distribuzione regionale verso la Russia e verso la Confederazione degli Stati Indipendenti, cosa che possiamo offrire. And we agreed with the Prime Minister Letta that next 2 years are particularly good time for strengthening our cooperation, since we will be working together within the framework of TRIO on our upcoming EU Council presidencies, because Latvia's presidency will follow immediately after Italy's presidency. And there will be several other good occasions where we'll be able to be present bilaterally and also within the framework of our presidencies, like Riga being cultural capital of Europe in 2014 and Milan hosting Expo 2015. Sono pienamente d'accordo con le affermazioni del Presidente Letta quando dice che questi prossimi 2 anni vedranno sicuramente tante occasioni di rafforzamento e potenziamento dei nostri rapporti di collaborazione, questo appunto nell'ambito del lavoro in Consiglio europeo per via della successione delle nostre rispettive presidenze, quindi crediamo che questa rappresenterà un'ottima occasione per noi per intensificare ulteriormente i nostri rapporti anche bilaterali nell'ambito dei lavori che avverranno anche in formato Troika per la presidenza. E è stato giustamente anche ricordato questo legame che c'è tra il fatto che Riga sarà nel 2014 la capitale culturale dell'Europa e Milano nel 2015 ospiterà l'Expo. Once again, I wanted to thank Prime Minister Letta for a very warm welcome I had been receiving here in Italy, and to express the hope that this visit will strengthen our bilateral cooperation. Thank you. Concludo ringraziando ancora una volta il Presidente del Consiglio Letta per la calorosa accoglienza che ci è stata riservata qui in Italia, con l'auspicio che potrà essere ulteriormente intensificato il nostro rapporto di collaborazione bilaterale. Bene, grazie. Se ci sono domande sull'Europa e i rapporti tra Italia e Lettonia, se non ci sono, quindi niente politica interna. So we're prepared to take questions only and exclusively on the topic of bilateral relations between Italy and Latvia and on the European Union. No question on domestic affairs, please. Antonio Moscatello dell'agenzia TM News, è una domanda per il primo ministro Dombrovskis. Ieri c'è stato il via libera all'ingresso nell'Eurozona della Lettonia da parte dell'Ecofin. La Lettonia è stato un paese che durante la crisi economica ha subito fortemente, diciamo, l'arrivo della crisi e poi è riuscito, diciamo, a uscirne anche con molti sacrifici. Vorrei sapere se il governo lettone ha trovato molte difficoltà a fare accettare, molte resistenze in Lettonia nel processo di adesione all'Eurozona, di adesione all'euro.
I have a question for the Prime Minister of the Republic of Latvia. Obviously, we're aware that ECOFIN rubber stamped the accession of Latvia to the Eurozone. I am aware that Latvia was affected by the economic crisis, but with many sacrifices and with commitment, it was able to overcome the crisis. I would like to ask you whether the government has encountered resistance or difficulty at home on the issue of the adoption of the euro? Well, yes, as regards Latvia's Eurozone accession and as regards public opinion, certainly after 3 years of Eurozone crisis, people are less excited than they were probably before about this prospect, and they are asking this question, so if there is a crisis in Eurozone, so why join? And it's a government task then to explain the nature of the crisis, that it's not a euro as a currency crisis, because if you look at the euro as a currency, it's doing just fine. Its exchange rate is closer to historical maximums and to historic minimums. Euro share as a global reserve currency is stable, around a quarter of global reserves are being held in euros. So what we are really seeing, it's a financial and economical crisis in certain Eurozone countries, and that's a problem which needs to be dealt with. As, by the way, we had our own financial and economical crisis without having euro, so probably euro is not to be blamed here. Indubbiamente, per quanto riguarda l'entrata nell'Eurozona, dopo 3 anni di crisi, in quest'ultima l'opinione pubblica forse mostra meno entusiasmo rispetto a quello che sarebbe potuto accadere in assenza di una tale situazione, e appunto qualcuno si è interrogato sulla motivazione di questo ingresso, e francamente il governo ha come compito quello di spiegare la natura di questa crisi, che non è una crisi dell'euro in quanto valuta, anzi c'è da dire che in questo periodo come valuta l'euro si è avvicinato a dei massimi e dei minimi storici. Per quanto riguarda la forza dell'euro, basti ricordare che un quarto delle riserve mondiali sono detenute in questa valuta. Di conseguenza è vero che c'è stata una crisi economico-finanziaria in alcuni paesi, cioè per quanto riguarda alcuni paesi dell'eurozona, e questa naturalmente va affrontata, però possiamo anche ricordare che noi siamo stati vittime della crisi economica finanziaria in assenza dell'euro come valuta, quindi l'euro non può essere incolpato per questo male. In any case, we expect that joining the Eurozone will facilitate economic development in Latvia through several ways. First, it will help to reduce interest rates for a sovereign lending and also for economy as a whole, because whatever currency exchange risks there might be calculated between lats and euro will be eliminated. We are small and open economy. We do around 70% of our foreign trade in euros, which means that we spend lots of money just converting currencies back and forth from lats to euro and back. This cost to economy will be removed. And we also expect it facilitating foreign investment, because also for investors it's easier to work with euros than with those small national currencies. So in any case, we believe that it will facilitate economic development, and we are now explaining also all this economical reasoning why it's important for Latvia to join, and also now we'll be launching a campaign explaining the practicalities, so what exactly people are to expect, how this parallel circulation of currencies will be, parallel pricing, what will happen with people's savings, what will happen with cash, and so on, to explain all the practical things so that people don't need to worry, so they know exactly what will happen, and we hope that it will also help to provide more public support for this.
Quindi dobbiamo anche ricordare che entrando nell'Eurozona verranno anche meno tutti i rischi di conversione tra la nostra moneta LAT e l'euro. Ricordiamo anche che la nostra è una realtà piccola ma molto aperta all'esterno, al punto tale che il 70% del nostro commercio con l'estero è denominato in euro e fino a questo punto è stato necessario tra l'altro spendere molto materialmente per la conversione dalla nostra valuta in euro e viceversa. Quindi eliminando questo aspetto riteniamo anche che verrà facilitato notevolmente l'operato degli investitori esteri, che troveranno sicuramente molto più facile operare in una valuta come l'euro. Riteniamo anche che questa decisione permetterà all'economia di conoscere una ripresa, quindi è nostra ferma intenzione spiegare con chiarezza il motivo economicamente valido che ci ha portato a questa decisione, l'importanza di entrare nell'Eurozona. Faremo anche un'articolata campagna di informazione destinata alla popolazione per spiegare tutti gli aspetti pratici dell'ingresso nell'Eurozona, cosa attendersi, come avverrà la circolazione parallela delle due valute, come verrà previsto un sistema di prezzi paralleli, quale sarà il destino, se vogliamo, dei contanti, dei risparmi della popolazione. Quindi intendiamo dare tutte le informazioni di ordine pratico per permettere alla gente di superare i propri timori e le proprie preoccupazioni, spiegando esattamente quello che avverrà, e riteniamo che vi sarà un notevole miglioramento e questo permetterà anche di alimentare la ripresa e la crescita economica. Bene, grazie. Grazie.